Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. È una puntata speciale quella che vivremo assieme per ricordare e per non dimenticare il 10 febbraio del 2024. Si è tenuta la seduta solenne del Consiglio regionale nel giorno del ricordo. È stato detto anche un sì a un museo che ricordi la tragedia delle foibe, quindi il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato il giorno del ricordo sabato 10 febbraio in seduta solenne al Teatro Comunale di Laterina in provincia di Arezzo. Istituita con la legge del 30 marzo 2004, la commemorazione vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo e delle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Una giornata molto toccante. Dopo il saluto e l'intervento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, sono seguiti il saluto del Sindaco di Laterina Pergine e Valdarno Jacopo Tassini, una lettura di testimonianza di Maria Claudia Valdini, una figlia dei tanti profughi istriani. L'intervento poi di Guido Giacometti, esule istriano e referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, e le conclusioni poi del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Si è parlato, come dicevamo, anche di un museo che ricordi la tragedia delle foibe. In sala c'erano anche le assi dei giacigli dei profughi nelle baracche del centro di raccolta che li ospitò negli anni del dopoguerra. Infatti, proprio alla seduta solenne ha seguito la deposizione di una corona d'alloro presso il cippo commemorativo in ricordo dei martiri delle foibe, con visita proprio alle baracche del campo profughi. Infatti a Laterina sono conservate le baracche del campo profughi degli esuli Giuliano Dalmati. I racconti dei protagonisti hanno, come detto, impreziosito questa seduta solenne che cerchiamo di rivivere in questi prossimi minuti. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe. I tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre per l'atrocità conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo, che era un vecchio campo di concentramento, che li ha accolti per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria, perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi abbiamo bisogno di pace e ognuno di noi deve attivarsi perché tutte le guerre che insanguinano il mondo possano avere fine. Una situazione che ha visto coinvolte tantissime famiglie italiane, non soltanto nel dramma delle foibe ma anche nell'esilio, ed è corretto e doveroso mettere l'attenzione con un consiglio regionale solenne a Laterina, una città legata con questa storia che vede tante donne e tanti uomini avere sofferto. Bisogna ricordare non soltanto il dramma delle foibe, non soltanto i morti, ma soprattutto la sofferenza che molte persone hanno portato con sé. Ovviamente scappare, dover abbandonare le proprie abitazioni per cercare rifugio da paura di quella tortura, di quel comportamento inumano che hanno subito molti nostri connazionali, deve rimanere sempre presente nei nostri ricordi. Per questo questa giornata del ricordo sta diventando in questi anni, anche come Consiglio regionale della Toscana, una delle più importanti, perché è la più forse grossa sofferenza che ha subito il popolo italiano negli ultimi 100 anni. Si parte sicuramente dal ricordare lo scopo della legge del 2004, che è quello di conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici delle foibe, dell'esodo degli istriani e dei dalmati. E sono particolarmente soddisfatto oggi di aver proposto, suggerito che si tenesse qui la seduta solenne del Consiglio regionale. Ringrazio
tutto l'ufficio di presidenza per aver accolto questa idea che ci aiuta a ricordare quello che è stata la vita in quel campo di assistenza dei profughi istriani e dei dalmati, che è stato in piedi dal 1948 al 1963. Si arrivò qui a circa 2000 persone che vissero in quegli anni nel campo di Laterina. Una realtà importante che vide dei problemi non di poco conto, come ad esempio quello della occupazione delle persone che vivevano la realtà di quel campo, delle condizioni igienico-sanitarie di quel campo. Sappiamo che vi furono dei laboratori di maglieria, di calzoleria, proprio per dare la possibilità di avere un lavoro, una occupazione. Questi fatti devono essere ricordati con la nostra presenza qui, che è una presenza altamente simbolica. Il Consiglio regionale si è spostato da Firenze per venire a Laterina appunto per conservare e rinnovare la memoria. Questo è un giorno del ricordo che resterà nel ricordo dei consiglieri regionali e anche delle persone qui di Laterina. Siamo vicini come istituzione e questo è estremamente importante. Il Consiglio regionale, secondo me, adempie i suoi obblighi ogni volta che costruisce, partecipa e promuove eventi che consentono di approfondire fatti complessi della nostra storia, come la storia del confine orientale durante la Seconda Guerra. È un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini più giovani, perché solo dando un nome corretto alle cose, comprendendo i fenomeni, si può dar loro quella base solida che consente di crescere, di edificarsi anche nel loro apporto alla cittadinanza e alla comunità dei cittadini e delle cittadine in modo consapevole, pieno e ricco. Come Presidente della Commissione Istruzione e Cultura credo che sia doveroso coltivare la comprensione della complessità non solo riguardo alla storia ma anche riguardo al presente, e la storia non è altro che il mattone su cui noi costruiamo la nostra coscienza civile oggi, poi anche il futuro, ma intanto mi preoccuperei dell'oggi, e credo che ci sia un gran bisogno, visto anche i fatti a cui assistiamo, di mistificazione, malcomprensione e confusione, di aiutare specialmente i più giovani ma anche noi stessi a comprendere bene i fenomeni e a dare loro la giusta connotazione. A Laterina nel 40 si è praticamente formato un campo che all'inizio era di prigionia per i prigionieri di guerra inglesi, poi dopo la guerra è diventato un campo di profughi per appunto coloro che fuggivano dal confine orientale dopo l'annessione di alcune terre alla Jugoslavia. Quindi qui a Laterina sono arrivati tantissimi profughi, nel 48-49 erano circa 3.000 profughi con una popolazione del comune di 3.300 abitanti, quindi si può capire anche quale sia stato l'impatto. Questo ha creato dei legami molto forti fra queste persone e i laterinesi, si è creato dei legami di solidarietà e di vicinanza, e il dramma delle foibe, che da altre parti è passato sicuramente inosservato e non ricordato per tanti anni, qui a Laterina era ben presente. Molti sapevano i problemi che queste persone avevano vissuto, il dramma di aver abbandonato le proprie case e trovarsi a vivere in un campo profughi con condizioni che sicuramente non erano quelle di un'abitazione che avevano prima del loro esodo. Far memoria e rendere onore, ma soprattutto anche ricordarsi di quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma dell'esodo dei profughi istriano-dalmati. Questo perché dobbiamo metterci nella condizione che questo non si ripeta. La memoria è sempre un antidoto a questo, e per questi motivi va coltivata e va portata avanti e trasmessa alle nuove generazioni. I miei genitori sono stati privilegiati in quanto erano statali e quindi praticamente hanno continuato a lavorare. Ma un contadino che abbandonare di colpo la terra e trovarsi in un campo a non far nulla, perché non c'era possibilità, era di una cosa, sono morti di crepacuore diversi. Il contadino, noi dobbiamo immaginare che quella volta, basta vedere qua come è cambiata la popolazione qui, la maggioranza erano contadini, quindi, e i comunisti facevano di tutto per non farci andare via. Tant'è che normalmente, dato che il trattato di pace prevedeva
che potevano andare via, chi era di lingua madre italiana, finivano per dire di sì magari al marito e non alla moglie. La moglie doveva rimanere lì, magari licenziata. Con delle situazioni sentiremo qualcosa che verranno letti, gente che veniva avendo chiesto di andare via, il padre era obbligato ad andare via, la moglie veniva buttata fuori di casa perché la casa erano, per chi lavorava in quella fabbrica da cui era licenziata. Quindi c'è ancora molto da fare emergere. Il ricordo personale, diciamo, il ricordo del campo profughi, ero piccolissimo. Il campo profughi era vissuto in maniera diversa dagli anziani, con una tristezza infinita. I bambini come me si divertivano a correre sotto le coperte stese, era quasi un gioco, ecco. Però per i grandi era molto pesante, soprattutto per gli anziani che poi sono finiti spesso in case di riposo perché non si poteva assistere dal punto di vista medico oltre un certo livello, e quelli parlavano il nostro dialetto antico, e per esempio dove era la Tortona anche quelli di Tortona parlavano, quindi loro si trovavano in ambienti in cui neanche riuscivano a comunicare. Sono figlia di un esule istriano, mio padre arrivava dalla costa orientale dell'Istria, da una cittadina che adesso si chiama Lebin, però era Albona, e fin da piccola ho ascoltato la storia e le storie delle persone. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli, e quindi onorata di essere qui. Se voi pensate, 350.000 persone sradicate dalla terra dove i loro antenati, le generazioni una per una si era radicata, dai tempi degli antichi romani. Pensate che Pola viene citata come il confine dello Stato italiano, quindi parte integrante del concetto che Dante Alighieri 7 secoli fa scrive nella Divina Commedia. Istria, il Quarnaro, quindi Fiume, ma poi tutta la Dalmazia, Ragusa, Zara, Spalato, sono parte integrante per secoli e secoli di una storia d'Italia. Venire e essere costretti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale a venire via, pensate il disagio di queste persone. Siamo a Laterina perché Laterina fu il campo profughi più significativo, più di 2.000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere gli italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda, la ideologizzazione fra comunismo e mondo occidentale, ma in realtà nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. Io ritengo quindi che sia il momento di ricomporre tutto, del resto i confini oggi sono sempre più leggeri fra i paesi dell'Unione Europea, perché siamo tutti europei, stiamo combattendo tutti insieme per legittimare l'Ucraina, figuriamoci se dobbiamo vivere con ancora separazione ciò che avviene in Italia, in Slovenia o in Croazia. E conseguentemente il giorno del ricordo, esattamente 20 anni fa, con una legge del 2004 voluta da Carlo Azeglio Ciampi, un grande Presidente della Repubblica Toscano, deve essere il momento in cui alle nuove generazioni gli trasmettiamo il senso con cui sono accadute cose che onestamente vogliamo non accadano mai più. E quindi è stata una puntata monografica dedicata al giorno del ricordo del 10 febbraio e la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana. Vi ricordo, per tutte le informazioni, gli aggiornamenti e gli approfondimenti c'è il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni, sempre qua, dentro il Consiglio.